La Lazio che fa? La Lazio pareggia ancora. Pareggia 0-0, ma male. E insomma, ora aspettiamo Luca che risponda. Speriamo bene. Niente, è che è morto. Ragazzi, mi sentite? Eccoci qua, siamo in diretta, Luca, eccoci qua. Va bene. No, sì, ecco, no, avevo sentito comunque la tua domanda, Matteo. Sì, una vittoria appunto importante, ma anche convincente in una trasferta che, come dicevamo la settimana scorsa, non era certo così semplice, perché l'Udinese era in un buon momento di forma. La Roma però ha interpretato molto bene la partita, ha giocato molto bene in generale in tutti i 90 minuti, e secondo me è questo poi l'aspetto più importante, perché anche con Verona e Benevento si era vinto, però era mancata secondo me un po' la continuità nell'arco dei 90 minuti, perché col Verona si era fatto un grande primo tempo e un secondo un po' in sofferenza. Con il Benevento invece eravamo partiti male e poi eravamo andati in crescendo. Invece con l'Udinese l'aspetto più importante è che c'è stata una continuità proprio nell'arco dei 90 minuti, che era un po' quello che reclamava Di Francesco in conferenza stampa. Quindi possiamo essere veramente soddisfatti da ogni punto di vista. A questo punto possiamo considerarci pronti per questa trasferta in Ucraina, perché comunque ci arriviamo con tre belle vittorie alle spalle e soprattutto con un terzo posto finalmente trovato in campionato. Incredibile, ma vero, quest'anno la Roma terza non c'era ancora stata. Sì, terza in solitaria, anche se insomma a un punto forse dalla quarta, e sarebbe la Lazio in caso di vittoria, quindi comunque tanta concentrazione ancora sul campionato. Però arriviamo appunto, come hai detto giustamente tu, in Ucraina al massimo della forma, o comunque in un crescendo. E parliamo proprio della sfida di Champions League contro lo Shakhtar, che a parere sia mio sia di Alessandro è squadra preparata, di esperienza, squadra che ha una storia in Europa, squadra molto solida, quindi secondo noi partita, voglio dire, per niente banale, anzi. Secondo te invece, voglio dire, lo Shakhtar, proprio col fatto che ha giocato amichevoli per tutto gennaio, inizio febbraio, potrebbe, cioè, è un po' più, come dire, demotivata, un po' più debole? Secondo me no, perché io credo che queste poi generalmente siano scusanti che usiamo solo noi italiani, cioè all'estero non si ragiona in questo modo. Si pensa che comunque è una partita importante, che è una partita dove c'è da fare sul serio, e all'estero fanno sul serio. Quindi io non credo a queste cose, soprattutto del demotivato, no, penso proprio di no, perché comunque si tratta di un ottavo di Champions League, quindi se sei demotivato per un impegno del genere, non puoi fare il calciatore, sia che sei lo Shakhtar, sia che sei la Roma, sia che sei il Chelsea o qualsiasi altra squadra. Quindi questo no. Più debole non lo so, potrebbe pagare forse qualcosa dal punto di vista fisico, però potrebbe anche essere invece più fresco, perché appunto ha giocato solo amichevoli, quindi magari sta in una condizione, ha potuto preparare solo questa partita in cui c'è da fare sul serio e non ha avuto altri impegni, insomma, di campionato, di Coppa Nazionale, quindi è un'arma a doppio taglio. Però credo che qua, a prescindere, la questione sia solamente tecnica. La Roma parte secondo me con il favore del pronostico, sia perché è più forte, forse non di tantissimo, anche perché lo Shakhtar, come dicevi anche tu, Matteo, giustamente ha esperienza, è una squadra che bene o male almeno agli ottavi di Champions ci arriva, se non sono ottavi di Champions sono sedicesimi o ottavi di Europa League. Però la Roma, insomma, è più forte tecnicamente, ha anche il vantaggio, sperando poi che possa essere per una volta un vantaggio, di avere il ritorno all'Olimpico. Quindi ci sono secondo me tutte le carte in regola perché la squadra di Francesco possa passare questo turno. Però chiaramente è un avversario da non sottovalutare e che merita il massimo rispetto, questo sicuramente. Senti, Under invece, grande prestazione anche a Udine, lo schiereresti titolare contro lo Shakhtar? Ma è un tipo di giocatore che a Come te ti ho poco piace? detto, Matteo, bisogna battere il ferro finché è caldo. Quindi se Under sta in questo stato di forma, secondo me è obbligatorio farlo giocare domani, sperando ovviamente che si confermi, anche perché poi noi sappiamo, no, ne parliamo spesso di questo ambiente di Roma un po' particolare. Se dopo queste tre belle prestazioni con bellissimi gol non dovesse far bene in Ucraina, subito si ritornerebbero a fare discorsi, diciamo così, poco simpatici, che sarebbe meglio evitare. Però comunque, a prescindere, io lo metterei, perché è quello più in forma in quel ruolo in questo momento, perché l'alternativa sarebbe far giocare El Shaarawy a destra con Perotti a sinistra. Perotti a sinistra può anche andare bene, ma El Shaarawy in queste ultime settimane lo vedo un po'
in appannamento, e altrimenti bisogna mettere uno fra De Vrel e Schick. De Vrel forse sta iniziando a far vedere qualcosina, però in questo momento in quel ruolo quello che è più pronto e che può avere maggiori possibilità di giocare titolare certamente è Under. Senti Luca, ma a te Schick è Under è un tipo di giocatore che a te piace? Perché in senso io vedo molte volte che ha un grande talento, un grande tiro, una grande esplosività, però molte volte, anzi troppe, gioca da solo, testa bassa e insomma questa cosa non mi piace molto. Se riesce secondo me comunque a diciamo aggiustare questa cosa diventa veramente un gran bel giocatore, però molte volte a me non piace le scelte che fa. No, non ho capito però che mi hai chiesto se è Schick o Under. No, Under, Under, non Schick, Under. Ah, sì, è vero, tante volte tende a fare un po' tutto da solo, non so se però questo dipenda da una forte convinzione nei propri mezzi, il che non è nemmeno una cosa negativa, perché anzi, meglio un giocatore convinto dei propri mezzi che un giocatore che gioca con la paura perché non crede in se stesso. Però certo, se impara a giocare per la squadra sicuramente può diventare un gran bel giocatore. Detto questo, io non ti so dire se è un tipo di giocatore a me piace, sicuramente è un giocatore che ha qualità e questo credo che si fosse già intravisto prima delle partite insomma, con Di Verona e col Benevento e lo ha confermato in maniera più prepotente in queste ultime gare. È un giocatore che può tornare utile, poi per poter dire se veramente potrà essere un pilastro del futuro della Roma chiaramente bisogna aspettare ancora un po' di tempo, però il ragazzo secondo me promette bene e farà parlare di sé. Spero che non faccia parlare qui a Roma come una futura plusvalenza, perché insomma se dovesse dimostrare di valere tantissimo mi auguro che per una volta la Roma un giocatore se lo tenga stretto, anche perché è giovanissimo. Io in verità penso esattamente il contrario, come lo penso di Allison, però insomma sono speranze che non vada così. Senti un'altra cosa Luca, il cambio di modulo, mettere Nainggolan più in mezzo, insomma trequartista, secondo me ha dato uno slancio in più a questa squadra. Allora, premetto una cosa, io non so se stasera interverrà Cristiano o meno, lui sicuramente è più bravo di me a fare analisi di tipo tattico, anche perché devo dire la verità, a me generalmente annoiano, anche perché non le so fare, però mi sembra di poter dire una cosa, io credo che in linea di principio questa squadra, da quando ci sono insomma gli americani, cioè si è sempre cercato di costruire una Roma per il 4-3-3, ma questa rosa non lo può fare, cioè e non può essere un caso se con il 4-3-3 l'unico a ottenere dei buoni risultati è stato Garcia il primo anno, perché per il resto Luis Enrique giocava col 4-3-3 e sappiamo tutti com'è andata. Zeman, che ne parliamo a fare. Spalletti, è andato bene i primi sei mesi, insomma, dello Spalletti bis, però ha dovuto levare Dzeko e ha fatto giocare praticamente Perotti come falso 9, comunque sono dovuti arrivare Perotti e il Sharawi. I risultati migliori ci sono stati con Spalletti, che ha fatto o il 4-2-3-1 o quando era passato alla difesa a 3, quindi 3-4-2-1. E Garcia al primo anno, per il resto il 4-3-3 a questa squadra non ha portato benissimo. È vero che i primi mesi di quest'anno, insomma con Di Francesco, il 4-3-3 è andato bene, però poi si è visto a lungo andare che questa squadra non è proprio strutturata per poterlo fare. Poi, non lo so, ripeto, magari Cristiano vi saprà dire qualcosa di più in merito, però la mia impressione sinceramente è questa, quindi io sono assolutamente più favorevole ad un 4-2-3-1, comunque a un modulo che non sia il 4-3-3, perché non ha proprio i giocatori per poterlo fare, secondo me, la Roma. Sono veramente d'accordo con te. Senti Luca, un'ultima cosa. Domenica affrontiamo il Milan, che è una squadra che si è ritrovata in condizione solida, subisce pochi gol, ha trovato insomma alcuni pilastri anche giovani su cui ha fondato questa squadra insomma nell'ultimo mese. Come vedi la partita? Insomma, io penso che sarà una partita veramente brutta per la Roma, perché la Roma viene dall'Ucraina e insomma il Milan sta veramente in forma e vuole cercare di provare una rimonta che avrebbe dell'incredibile sull'Inter, immagino. Allora, premetto che a prescindere da tutto quello che ti dirò adesso, Alessandro, perché ci sono un bel po' di cose da dire su questa partita, cercherò comunque di essere breve. Premetto che comunque la Roma per me è più forte, a prescindere da come andrà a finire domenica sera.
detto questo, io temo molto questa partita per tantissimi motivi. Allora, intanto dal punto di vista chiaramente tecnico, uno, al di là di tutto, è sempre il Milan, e seconda cosa, il Milan ha i giocatori per poter vincere le partite, non ha forse tutti fuori classe, non ha tutti i campioni, però comunque c'è gente come Çalhanoğlu, come Suso, come Bonaventura, come Donnarumma, che comunque pur nella sua discontinuità è un portiere che garantisce comunque delle buone prestazioni. Quindi dal punto di vista tecnico non è una partita facile. È un Milan in ripresa, l'ultima sconfitta addirittura in partite ufficiali è del 23 dicembre, Milan-Atalanta 0-2, poi fra campionato, Coppa Italia e Europa League, il Milan ha giocato 9 partite, ha fatto una vittoria su una in Coppa Italia, una su una in Europa League, 5 in campionato con 2 pareggi e nessuna sconfitta. In tutto in queste 9 partite ha fatto 16 gol e ne ha presi solamente 4, quindi è un Milan che magari non sta giocando benissimo, non sta convincendo chissà quanto dal punto di vista della brillantezza, però un Milan che ha ritrovato solidità e comunque sta ottenendo risultati, quindi in questo momento è una delle avversarie peggiori che potevano capitare alla Roma. Non ti so dire però quanto sarà difficile dal punto di vista psicologico. Poi un'altra cosa, sarà anche una partita forse difficile dal punto di vista fisico, perché il Milan ha vinto l'andata della partita di Europa League dei sedicesimi con Ludogorets per 3-0, quindi credo che bene o male farà un ampio turnover. La Roma deve giocare la partita di andata in Champions, quindi per forza di cose dovrà mettere bene o male la formazione titolare, quindi anche fisicamente il Milan sarà avvantaggiato. Psicologicamente, dicevo, non so che partita sarà, perché il Milan, vabbè, probabilmente arriverà non solo da una striscia positiva nelle varie competizioni, ma anche dalla qualificazione agli ottavi di Europa League. La Roma, bisogna vedere quale sarà il risultato della partita con lo Shakhtar. Se la Roma dovesse arrivare a questa partita di domenica sera con un risultato positivo anche in Ucraina, allora la partita potrebbe acquisire tutto un altro senso. Ultima cosa, la temo anche dal punto di vista statistico, e qui, come dico sempre, sframmessi gesti apotropaici, perché in campionato il Milan non vince in casa nostra quasi 7 anni. L'ultima volta Roma-Milan 2-3, l'anno di Luis Enrique, sulla panchina del Milan c'era Massimiliano Allegri. Speriamo, voglio dire, di continuare su questa linea. Beh. Grazie Luca per essere stato con noi, ci sentiamo settimana prossima. Ciao Luca, grazie, buona serata. Ciao ragazzi, buon proseguimento e sempre Forza Roma. Forza Roma. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao. Quindi anche Luca felice di questa vittoria. Molto, come dire, molto timore per questo Milan, molto giusto timore, vuol dire timore oggettivo, ha riportato i numeri per il Milan di Ringhio Gattuso. Che si è ritrovato. Avrei dato una lira, che invece si è ritrovato. E, Lazio sta pareggiando 0-0 all'intervallo. Sì, all'intervallo, speriamo bene. Vabbè, è tosta da qua fino alla fine. Sì, sì. Ma anche detto appunto che la crisi invece dell'Inter combacia anche con l'assenza di Icardi e di Perisic, nello specifico, una partita di Genoa, e questo si vede, insomma. È un Inter che cambia interpreti, cambia... anche mister, ma l'Icardi dipendenza non la cambia mai. Peccato, l'Inter sempre crolla sempre a metà stagione, in continuazione, come un pazzo. Questo è un punto tipo diverso. Noi però noi poi ci riprendiamo bene. Sì, vabbè, noi crolliamo, però dipende, in momenti diversi, dipende dalla stagione. L'anno scorso verso febbraio, un po' più avanti siamo. Beh, sì, marzo. Siamo urlato a parte l'ultimo Garcia, tendenzialmente verso marzo-aprile. Sì, sì. Che giocavamo fino all'ultimo e poi a noi ci piace farci sperare fino agli ultimi 2 mesi. Quest'anno proprio sono stati più clementi, insomma. Sì, sì. Quest'anno diremo, la Roma è arrivata ai quarti e che è arrivata terza, tranquilla. Serena, senza te. esattamente. Senti, ma tu credi che una tra Milan e Sampdoria possa davvero dare fastidio a queste tre di cui facciamo parte pure noi? Secondo me il Milan può dare fastidio a Inter e Lazio, non a noi. No, a noi no, perché intoccabili. Il Milan comunque sta a meno 6, pochi. Sì, anzi meno 5 dalla Lazio. Rispetto alla Lazio sta a meno 5, anche se a partire di questa sera è da... Insomma, deve ancora esserci il triplice fischio. E no, rispetto a questa a meno 9, che è tanto. Ha recuperato 16 punti all'Inter. Sì, 16 punti, tantissimo. Beh, l'Inter
bruttissimo crollo. Le ultime 5 partite abbiamo 3 pareggi, una vittoria e una sconfitta. Quindi la Roma deve assolutamente tenere questo.